Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Torna al campionato e Massimiliano Allegri presenta la sfida di domani sera, ore 20:45, allo Stadium contro il Pescara. L'allenatore della Juventus farà giocare Gonzalo Higuaín, ma pensa già al mese che ha di fronte. Da qui a Natale, infatti, ci sono i primi tre obiettivi stagionali: la qualificazione in Champions League, il primato in campionato e la Supercoppa italiana del 23 dicembre a Doha. Come sempre, la partita dopo la sosta è quella più, tra virgolette, più pericolosa, perché bisogna ricalarsi subito nel campionato. Manca un mese prima della sosta di Natale. In questo mese abbiamo tre obiettivi da raggiungere, ovvero: il primo è la qualificazione in Champions, vado per ordine; il secondo è mantenere il primo posto prima della sosta di Natale, con una partita in meno, perché noi Crotone la giocheremo dopo, quindi abbiamo una partita in meno della Roma, e questa maggior ragione deve essere uno stimolo per noi per mantenere lo stesso il primo posto. Il terzo è quello della Supercoppa, e poi dopo arriva Natale. Per quanto riguarda la partita, non sarà una partita semplice. Perché? Perché il Pescara innanzitutto è una squadra che, nonostante che abbia delle difficoltà di classifica, ma questo credo che fosse una cosa normale all'inizio, è una squadra che gioca molto bene, che crea molto, che in tutte le partite ha creato molte occasioni, spesso non ha meritato di perdere. È normale che manca un po' di esperienza a livello di Serie A. E noi però dobbiamo sapere che noi abbiamo solo un risultato, quello della vittoria. Attraverso queste partite passano gli scudetti, e lo ripeto fino alla noia. E quindi domani scenderà in campo la formazione migliore, perché Siviglia non è decisiva. Noi abbiamo in Champions due partite, Siviglia e Zagabria con la Dinamo in casa. Basta vincere una partita per essere qualificati matematicamente. Bisogna fare due risultati su tre a Siviglia, abbiamo la possibilità di fare due risultati su tre a Siviglia per poter ambire al primo posto. Però in questo momento la Champions va messa da una parte, perché la prerogativa è battere domani il Pescara, e ripeto, non sarà semplice se approcciamo male, e soprattutto arrivare a Natale in testa alla classifica. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Meteo, in collaborazione con... Immaginate di essere al caldo nella vostra casa. Immaginate un modo più intelligente per riscaldarla. Immaginate un modo più economico per riscaldarla. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Ecco il modo più intelligente ed economico per riscaldare la tua casa. I vantaggi che ti offriamo con la caldaia a pellet RTB sono la pulizia della cenere ogni 6 mesi, assistenza entro le 24 ore e garanzia per 10 anni. Eseguiamo installazione e gestiamo l'incentivo del conto termico. Vuoi maggiori informazioni? Punto Fuoco, a Tortona sulla Circonvallazione.
A partire da lunedì 21 novembre 2016 inizieranno i lavori di installazione di un dissuasore mobile in via Trotti, angolo via Alessandro III, con i relativi impianti di alimentazione e di sicurezza. Nella giornata di lunedì 21 e martedì 22 novembre, sino al termine dei lavori di scavo, sarà chiuso al traffico via Alessandro III, nel tratto compreso tra Piazzetta della Lega e via Trotti. Dalle ore 8 di martedì 22 novembre a mercoledì 30 novembre e comunque sino al termine dei lavori di scavo, vigerà il divieto di transito in via Trotti nel tratto compreso fra via Alessandro III e via Bocchieri, via Migliara. Durante il periodo di chiusura di questo tratto di via Trotti, i residenti, gli operatori commerciali ed i clienti diretti alle attività economiche presenti potranno transitare in doppio senso di marcia con le dovute cautele, con ingresso, uscita, da via Bocchieri, via Milano.